iniziamo, perché già sentite in fondo, sentite? Ok. Allora, grazie a tutti, siete tantissimi, la sala è piena, vedete da voi. Doveva arrivare anche il vice sindaco, proprio un imprevisto, lo stavamo aspettando, non può arrivare. Comunque abbiamo l'assessore dottor Beghè e quindi il comune è ben rappresentato. Dunque, perché questa serata? Vi prendo solamente 3 minuti. È partito tutto, diciamo, con il presidente dei bersaglieri Taddei durante quelle cene primaverili che abbiamo fatto al Gio, dove io ho esposto i miei dipinti. E lui mi disse: ma perché non fai un dipinto per i bersaglieri? L'ho preso al volo, quale occasione migliore? Ho detto a tutti che pitturavo fino a 20 anni, professoressa, ho lasciato perdere facendo l'avvocato, è arrivato il terremoto, ho ripreso a pitturare. Perché ho detto: c'è il terremoto, ma ammazza, i milioni di pratiche scritte non le legge nessuno, un dipinto dirà: oh, quello è il dipinto del povero avvocato Panini. E quale occasione migliore di fare un dipinto e che sia in eterno sulla sede dei bersaglieri, quindi un'occasione ghionda. E da qui con il presidente sono partite diverse cose, poi lo dirà anche lui stesso, perché c'è sempre un'occasione annuale via Perugia, che è la ricorrenza del 14 settembre, perché il 14 settembre 1860 i bersaglieri entrano a Perugia e quindi Perugia e poi tutta l'Umbria fu annessa al Regno d'Italia. Qualcuno l'ha vista come qualcosa di anticlericale, io sono cattolico, non esistono problemi. Tanto se i bersaglieri non entravano nel 1860, sarebbero entrati nel 65, nel 70, erano nelle cose che Perugia e l'Umbria sarebbero annessa al Regno d'Italia. Quindi in vista di questa ricorrenza del 14, che poi il festeggiamento avverrà il 9 settembre, quindi chi vuole ci venga a Corso Bersaglieri, Porta Sant'Antonio, ci sarà il generale Franco Stella, la fanfara di Siena, la fanfara di Perugia, il sindaco, il vescovo, quindi una grande festa. In preparazione di questa festa abbiamo detto: facciamo una bella cena, così ci prepariamo, ci vediamo. E quindi, tutto qui. Adesso passo il presidente, un piccolo saluto. Buonasera. Vi ringrazio della partecipazione e io volevo dare inizio alla cena e poi magari nell'intervallo raccontarvi qualche cosa. Abbiamo questa sera la fanfara ridotta, ecco, ci tengo a precisarlo. Allora dovete sapere che noi bersaglieri a dicembre facciamo sempre la riunione per presentare la programmazione dell'anno nuovo. Ora, è avvenuto che, premetto, siamo 10 sezioni in Umbria di bersaglieri e ogni sezione presenta una propria iniziativa. La sezione di Magione, per cortesia, la sezione di Magione quest'anno, anzi la settimana prossima, il 5 e il 6, poi vi distribuirò un volantino, festeggia i 50 anni dalla fondazione della sezione. Ora, che cosa è avvenuto? Che noi bersaglieri, per essere presenti a queste manifestazioni, ci siamo preparati le ferie il mese di luglio. Quindi questa sera non siamo solo i bersaglieri, siamo una ventina, non tanti, e qualcuno con cappello, qualcuno no, comunque 20 bersaglieri, e proprio in virtù della settimana prossima che saremo numerosi a Magione. Quindi se volete partecipare ci saranno 2 fanfare, sia il sabato che la domenica si esibiranno in concerto, quindi se volete siete benvenuti.